questo sono io. E quella strana cosa che ho addosso è la mia terza mano. Come potete vedere, può essere utilizzata per passare degli attrezzi. Oppure sostenere un pannello mentre si sta avvitando con l'altra mano. O magari aprire una porta mentre si ha un pacchetto in mano. È controllata grazie a un sensore di forza nella scarpa collegato a un Arduino. E prima di questa soluzione ho provato altre cose. Ho provato a utilizzare questo oggetto qua che è un Mindflex, che si controlla con la mente, ma è molto difficile concentrarsi e fare un lavoro con le altre due mani e non è una cosa che ha funzionato molto bene, quindi ho lasciato stare. Ho provato a usare dei sensori per i muscoli, ma anche questo dopo un po' che contrai i muscoli del polpaccio diventa faticosissimo, comincia a fare male, quindi ho lasciato stare anche questo. Alla fine ho deciso di optare per la soluzione più semplice, cioè un sensore nella scarpa che è molto facile da controllare perché rileva la pressione e quindi non dà assolutamente tutti i problemi degli altri. L'idea è di migliorarlo nel futuro, insomma, di aggiungere delle cose e sicuramente di aggiungere magari altre tre braccia. Beh, d'ora in poi non avrete più bisogno di nessuno, nessun amico, nessun assistente stupidamente umano che fa domande e parla mentre avreste solo bisogno che lavora. Perché non c'è nessuno migliore di voi per aiutare voi stessi. Sembra una pubblicità di mia sorella. Sì, esatto. Perché non c'è nessuno migliore di voi. La so fare così. Che semplicemente... Ce la posso fare.